Alla capra rampante ci si andava a cercare delle alternative valide al cibo industrializzato. Un market all'insegna di un'alimentazione più sostenibile improvvisamente divenuto di moda, il cui slancio proveremo a farcelo raccontare da un cliente molto speciale, che un bel giorno ha deciso di rilevarne l'intera gestione e di lanciare il suo zen a chilometro zero. Eccoci, stiamo andando a cercare Alessandro Fiorito, che ci ha dato appuntamento nella vicina piazza Perin del Vaga al suo bar. Stiamo registrando. C'è un messaggio. No, mi è una promemoria. Allora, stiamo registrando, quindi se vogliamo un attimo fare una chiacchierata, io partirei da come è iniziato questo progetto. A noi come comitato ci ha colpito molto quella scritta sul muro, che dopo vado a riprendere, di Margaret Mead, l'antropologa. Su quello che possono fare dei cittadini motivati, cioè che abbiano un'idea. Margaret Mead fece degli studi a Bali, che è una delle mie isole, fra i tanti studi che fece degli studi appunto in Indonesia sulle popolazioni indigene. Diciamo che l'Indonesia è il mio posto preferito al mondo e dove ho imparato tanto. Sono andato la prima volta circa 11 anni fa. E lì, più di tanti altri posti al mondo, questa tematica dell'ecologia è veramente molto sentita. Questa frase è anche molto provocatoria, no? Quando l'ho messa circa 9 anni fa, la gente passava, guardava, molti erano contenti, come molti altri dicevano frasi del tipo come se io fossi un tipo a Roma dicono Gredic, no? Gredici, che è un piccolo gruppo, poi, tipo a dire non funziona così, non è mai stato così. Quando invece io credo molto in questa cosa che parte dal piccolo, che parte da uno e poi, che poi, come dice lei stessa, è sempre andata così. Ma è sempre bellissimo vedere oggi bambini che vanno alle elementari, che alcuni sono fortunati e stanno avendo delle buone maestre che gli spiegano bene questa situazione. Ed è bellissimo vedere, mentre magari i genitori prendono bicchieri di plastica, piatti di plastica, questi bambini che dicono... Io, quando ero piccolo, praticamente, ho questo piccolo aneddoto che è una cosa che con mia mamma ridiamo spesso. Io ho avuto la fortuna di avere una madre ecologista, quindi da piccola mia madre mi diceva frasi del tipo cerca di non utilizzare mai cose in plastica, perché altrimenti i tuoi figli saranno un giorno sommersi dalla spazzatura. Questo è un piccolo aneddoto che ti sto raccontando, perché a me fa sorridere quando ne parlo ogni tanto. Fa capire anche quanto oggi sono un po' rompi scatole, no? Tutte le cose che per esempio vediamo nel bar, sì. È aperto 9 anni fa, giusto? No, io gestisco il bar dal 2005. Ok, quindi 14 anni, questo è il 14° anno. Sono frutto di cose che hai trovato nei tuoi viaggi, di ricerca? Un po' di anni fa ho avuto i miei 2 anni di veganesimo. Sono tendenzialmente vegetariano, però ho avuto questi 2 anni appunto di veganesimo dopo aver letto vari libri, studiando un pochettino mi sono appunto avvicinato ai fermentati, quindi a tutto ciò che è fermentato. Noi facciamo parecchie cose pure qua al bar, per esempio facciamo il kimchi coreano, tra l'altro testato da uno chef coreano, ha detto ricorda quello che faceva mia nonna, quindi siamo felicissimi, perché ho seguito proprio una ricetta alla lettera di una monaca buddista coreana. Grande. Sì, in realtà allora tutto ciò che... Qui quando ho cominciato a gestire il bar era un bar inizialmente normale. Le prime modifiche che ho portato sono state quelle di togliere tutto ciò che era Coca-Cola, ad esempio. Zuccheri. E tutto ciò che era Coca-Cola proprio nel senso come marchio, quindi Sprite, tutto ciò che era multinazionale. Vedevo lo zucchero bianco, che era uno dei maggiori...
i maggiori attivatori di sindrome metaboliche, di malattie, cosa. Eccetera, eccetera. Anzi, addirittura prima dello zucchero, e guardavo le etichette del sale, mi è capitato di guardare le etichette del sale e di trovare questo antiagglomerante nei pacchi di sale, quello che compri al supermercato. Questo antiagglomerante, che poi andavo a vedere che cos'era, ed erano praticamente sali di alluminio, era alluminio, che serviva a non far attaccare il sale con l'umidità. E da lì, appunto, l'ho tolto da qui subito. Ho cominciato a spendere 3 volte tanto per il sale, senza poi mai comunicarlo più tanto. Nel senso, lo facevo per i miei clienti, lo facevo per me, perché qui dentro dovevo mangiarci io, dovevo mangiarci con le due persone a me vicine, quindi era per me ovvio che tutto ciò che entrava qui dentro non poteva essere un qualcosa, no, che mi veniva venduto da un fornitore che mi diceva fai cucina in Italia, roba buona in cucina, cioè, perché è un po' questa la tendenza. Se tu parli con i fornitori, la tendenza è quella di dire: ciao Ale, c'ho l'olio d'oliva, questo qua per i tavoli, quello un po' così. Quindi il sale fu la prima cosa, mi ricordo, che cominciai a comprare sali diversi, quindi il sale di Trapani, l'integrale, il sale rosa, cominciai a sperimentare vari sali, il sale nero delle Hawaii, il sale rosso, ho cominciato a scegliere, ho cominciato a dare il mio voto scegliendo i produttori, completamente svuotando il frigo da tutto ciò che era qualcosa di industriale, di grande. Ho preferito tutti dei piccoli produttori, possibilmente nella maggior parte dei casi italiani. E da lì tu mi chiedevi prima dove avevi preso spunto per queste cose. Devo dire che a Bali ho preso tanti spunti per tutto ciò che era certa coerenza fra chi vive in un certo modo, ecco. Ci sono tante cose connesse a questo mondo qua, che poi non mi piace più chiamare il mondo del biologico, no? Perché in Italia abbiamo questo termine che è un po' che è diventato poi un rifugio di mille per cose. La green economy, per la finta green economy, sì, e quindi dove si risciacqua un po' i panni, sì. Evitiamo di scrivere, infatti, sia qui al bar che all'altro negozio, evitiamo di scrivere. Quello era un bellissimo market, sì, lo conosciamo tutti, che già Capra esisteva, Rampante, sì. Lo conosciamo tutti. Quella era la Capra Rampante, e che ancora era stata un po' lo chiamiamo così, cioè sì, sicuramente sarà chiamato così per un bel po' di tempo. La cosa non mi dispiace più di tanto, perché alla fine è un nome simpatico e soprattutto è un posto che è stato creato con degli ideali, con dei buoni ideali. La cosa è nata. Ho trovato subito dall'affinità, già da clienti prima. Io ero cliente di quel posto già con il bar, prendevo quasi tutto quello che serviva per qui, lo prendevo già da loro. E quindi un'integrazione. Praticamente sì, io andavo già là tutti i giorni come cliente, ho girato lì tutti i giorni come gestore del posto. E quindi è un'integrazione che funziona? Nel senso che adesso, diciamo, oltre ad avere in casa il fornitore, però si è aperta una nuova partita, nel senso che poi la gente continua a trovare quello che c'era prima, o state aumentando l'offerta? Proviamo a migliorare tutti i giorni, vorremmo che chi viene da noi abbia la sicurezza e la certezza che abbiamo già scelto per loro. Alla fine quello che facciamo noi è solo questo, siamo dei distributori specializzati, molte persone, anche quando abbiamo aperto l'altro negozio, quando abbiamo preso l'altro negozio, dicevano: adesso che ci già venivo, ma adesso che ci sei tu sono sicura che la qualità sarà ancora... Diciamo che queste erano le frasi che dicevano e che mi rendono molto felice, sinceramente. Uno può sempre il tempo di approfondire tutto, però certo, una volta ogni tanto una chiacchierata, guarda, veramente ti ringrazio a nome di tutti, perché poi